Grazie, mi scuso per questa incursione, questi lavori molto interessanti. Banalmente verrebbe da dire, dopo questa, anche l'ultima, diciamo, relazione molto interessante, faccio i complimenti alla dottoressa, ma come in un momento in cui abbiamo la disoccupazione, abbiamo il dissesto idrogeologico, poi è coerente con queste cose, abbiamo tutti questi problemi, ma dice di occuparti delle farfalle, non voglio dirlo perché è un tema, in fondo la politica ha il dovere di affrontarle le cose, non rimuoverle. Bene, io penso una cosa, che noi non dobbiamo avere timore di porre queste questioni e di dargli pari dignità ad altre questioni, perché se noi approfondiamo un'analisi della vita che stiamo vivendo nel nostro paese e nel mondo, diciamo tutte queste questioni sono legate. Io vi ricordo un piccolo episodio che diversi anni fa fece una nota su un problema del rospo smeraldino a Villa Borghese, che era minacciato, ora non ricordo nemmeno qual è il problema. E il redattore mi disse, scusate, ma c'è la crisi in comune, non mi ricordo, dice, tu fai una nota sul rospo smeraldino. E io gli dissi, dico, guarda che ci sarà sempre qualcosa più urgente che verrà posta, diciamo, dagli altri, insomma, e quindi noi non parleremo mai di queste cose e ne parleremo soltanto quando magari qualcuno, farete anche voi un servizio magari molto colorato eccetera, è scomparso il rospo smeraldino. Voglio dire, del rospo possiamo parlare di molte altre cose più anche diffuse. Ecco, io quindi credo, volevo fare questa piccola premessa per giustificare anche a me stesso, perché sono stamattina qui a portarvi il saluto, perché credo che non vi siano queste categorie che ci dà l'economia, no? Dei problemi importanti, poi alla fine, vabbè, se c'è tempo penseremo a quelli, poi non ci pensiamo mai, perché c'è sempre, ripeto, qualcosa più importante, come qualche nostro figliolo che ci dice sempre, beh, lo faccio domani, lo faccio, non lo farò mai, perché non è nelle sue corde, non ha capito che è importante farlo, eccetera. Quindi io da questo punto di vista voglio incoraggiare la vostra associazione che avete costruito intorno a questo tema, diciamo questo convegno. Io sono altresì convinto che rispetto alle grandi problematiche che abbiamo, la dottoressa accennava ai cambiamenti climatici, questo cambiamento che viviamo anche poi in modo drammatico, che costa tantissimo, i costi di questa aver abbandonato il territorio, usarlo in questo modo. E credo, io sono convinto che faremo alla festa del PD un'iniziativa, farò sulla Green Generation, cioè il senso che è necessario che ci sia una nuova generazione che però diventi anche classe dirigente. Questo vi dico perché c'è l'assessora di Milano che evidentemente ha questa cultura, questa sensibilità, però io vi confesso che di Roma Capitale, per dire, chi fa politica di queste cose non si interessa, le ritiene francamente degli orpei lì delle cose eccetera, per cui questa mancanza di cultura e di attenzione a quello che accade nel mondo, di cui uno scienziato come Einstein magari si occupava, oltre che però la nostra classe politica, quindi ci vuole una nuova generazione. Io su questo sono un pochino pessimista, per questo, perché io credo che dal dopoguerra ad oggi, ma anche prima, tutte le classi dirigenti sono nate da delle grandi battaglie, dei grandi eventi, cioè c'è un'intera classe dirigente che è nata per la liberazione dalla dittatura, quindi da lì è nata, aveva il DNA
nel dopoguerra abbiamo avuto varie fasi, è nata una classe dirigente di imprenditori perché c'era da ricostruire tutto quello che era stato distrutto. C'è stata poi, per esempio, una fase di diritti dei lavoratori molto importante, da lì è nata una classe dirigente di uomini che si occupavano dei diritti di chi lavorava, che doveva essere più sfruttato. E c'è stata la fase, diciamo, dell'ambientalismo scientifico all'inizio, poi è diventato invece del politico, però all'inizio è stato con un DNA molto scientifico, tecnico, per cui io ricordo la vicenda del nucleare, noi riuscimmo a convincere il paese perché avevamo degli scienziati che asseveravano e mettevano in evidenza le conseguenze di quella vicenda. Quindi l'ambientalismo avrebbe dovuto produrre, perché una classe dirigente, noi rischiamo di avere oggi una classe dirigente di portaborse, anche con queste, scusate, non vorrei divagare, però vorrei inserire questo in un contesto più ampio del perché, ripeto, è importante questo. E quindi deve nascere una nuova generazione che possa diventare classe dirigente, abbia l'ambizione di diventare classe dirigente, perché altrimenti queste cose arriveranno, se le faremo tardi, quando magari non serve più, quando le vicende sono irreparabili. Quindi ci abbiamo di fronte una grande sfida e per questo, ecco, quello che voglio dire, non ci stanchiamo, mi ci metto anch'io, di occuparci anche di queste cose. Concludo venendo, a me evidentemente sarebbe piaciuto rimanere alla tavola rotonda sul regolamento, non posso farlo, e tuttavia noi avevamo stabilito per ieri un primo incontro per parlarne, poi c'è un avvenimento sportivo che i funzionari non ci sono, non vengono, e per cui lo rimanderemo la prossima settimana. Ecco, all'interno di questo regolamento del verde noi dobbiamo mettere anche nelle linee guida, diciamo, una direttiva che preveda di fare molte cose, anche questo, perché no, il discorso di inserire i fiori naturali, diciamo, selvaggi, nel arredo della città, nell'uso da parte, ecco, questa potrebbe essere una direttiva importante. L'altra cosa molto importante, a proposito di Green Generation, nelle scuole, portare queste, tutti i giardini delle scuole dovrebbero essere, no, la prima luogo dove si potrebbero piantumare queste essenze selvatiche, farle crescere per attirare gli insetti, le farfalle, e spiegare anche ai bambini e forse anche ai genitori l'importanza di questo ciclo naturale, dal quale dipende anche la nostra, l'equilibrio della nostra esistenza. Quindi io vi faccio auguri di buon lavoro per questa mattinata molto interessante. Credo che questa poi la potremmo rivedere anche in screening, eccetera, e quindi per recuperare qualche altro intervento interessante. Per quello che mi riguarda, ripeto, non sono in maggioranza su questi temi, però farò di tutto perché, per esempio, in questa casa delle farfalle, io l'ho vista, non mi ricordo in quale paese, comunque nel nord Europa, ci sono andato a vederla con mia figlia, e non vedo perché, ecco, a Roma non possa esserci, anche perché ritengo da queste attività nascono anche delle opportunità di lavoro, quindi il lavoro non si crea solo asfaltando, costruendo, e questo è un tema di oggi che tutti, che fa fatica comunque ad affermarsi. Bene, io non la faccio più lunga, vi ringrazio e vi lascio ai vostri lavori. Arrivederci.